dentro sono più giovani di noi. No, stiamo tutti abbastanza bene in gruppo, quindi soprattutto perché siamo tutti bravi ragazzi, brave persone che si rispettano l'un l'altro, quindi che penso sia soprattutto alla base, oltre ad essere buoni giocatori, cioè diciamo, buone persone, quindi di questo siamo felici e va bene così. Poi per quanto riguarda l'aspetto tecnico direi che siamo a buon punto, c'è ancora tanto da lavorare, però abbiamo fatto un ottimo lavoro, c'è tanto da lavorare ancora in difesa, mettersi insieme alcune regole a livello di coesione all'interno del campo, però siamo sulla giusta strada. Tra poco inizia il campionato, quindi rischi diciamo in queste prime due partite, considerato avversari. Ma rischi un po' esagerati, sono due partite toste come saranno tutte le partite del campionato. Iniziamo a Brescia, che comunque è una squadra che è costruita sicuramente per far bene, sappiamo che è un campo difficile, però andiamo molto tranquilli con i nostri punti di forza, sapendo e rispettando l'avversario, però cercheremo di fare una buona partita, cosa più importante. Con i nostri punti di forza, che sarebbero? Sarebbero la capacità comunque di passarsi bene la palla, abbiamo dimostrato comunque fino adesso in campionato, in precampionato, di poter segnare tanto, di giocare bene. L'aspetto che ho detto prima, da migliorare la difesa, stiamo lavorando tanto in queste ultime settimane e proveremo a portarlo anche a Brescia, questa mentalità che è quella di cercare di prendere meno punti possibili. Ascolto, ho visto alcuni allenamenti, ti vediamo sempre molto, a volte anche molto esuberante, insomma quando sbagli qualcosa ti incavoli con te stesso. È una caratteristica che hai sempre avuto, magari c'è la voglia dopo magari l'anno a Milano dove hai giocato poco di metterti anche a livello motivazionale, c'è qualche cosa in più che ti porta magari diciamo anche... che è una caratteristica che ho sempre avuto e che devo sicuramente migliorare, perché uno non può incazzarsi ogni singolo errore che fa. Se no si finisce per impazzire. Sicuramente ho tanta voglia, come tutta la squadra, di far bene. So che non è importante per me, a parte che lasciando stare gli ultimi 3 anni. Comunque so che non è importante e ho voglia di far bene. Tu sei un giocatore che può essere molto utile in questa squadra, anche insomma, alla luce di questa pre-season, di come con Buscaglia. Qual è il tuo ruolo? Cosa ti si chiede? Insomma, si è detto anche che magari puoi essere usato anche da 4 durante la stagione, si può capitare. Si è visto le partite, comunque si è visto, il mio ruolo è quello lì, parto da 3, poi posso dare un po' di minuti nel 4 per magari dare un po' di riposo a Reggi, ed è quello lì, difesa, in attacco, farsi trovare pronto, cercare soluzioni quando è possibile, però il mio ruolo è quello, partire da 3 e dare anche una mano nel 4, che è una cosa che comunque ho sempre fatto in tutte le squadre in cui ho giocato. Vedendo insomma adesso i roster ormai delle squadre sono tutti a posto così, secondo te Coppa Italia e playoff sono due obiettivi che ci possono stare? Ci può star tutto, quindi non te lo so dire. Noi, come ci siamo detti, andiamo avanti partita per partita, pensiamo giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, e poi a un certo punto della stagione tireremo le somme. Però dentro noi sappiamo quello che possiamo andare, però rimaniamo molto umili e facciamo un passo alla volta. Come Buscaglia in allenamento, come allenatore, col suo marchio di fabbrica? No, sicuramente è un allenatore molto, molto esigente, che lascia comunque anche spazio a noi di poterci esprimere, però devo dire che il livello di allenamento è sempre molto alto, molto intenso, e questa è una cosa importante. Giocando una volta a settimana è fondamentale allenarsi bene, allenarsi tosti per arrivare pronti a domenica. La prima impressione su Reggio, un po' come ambiente, come pubblico, un pochettino, un mese, qualcosina, hai visto? No, bene, la Valle ti avrà anticipato qualcosa. No, molto bene, molto bene. Siamo un ambiente veramente super, molto accogliente, un sacco di entusiasmo e
si è visto, penso anche dalla campagna abbonamenti, c'è stata tanta gente, ma anche ogni singola nostra uscita è sempre stata accompagnata da tanta gente, tanto entusiasmo, quindi fa sicuramente tanto piacere. Grazie mille. Tecchio invece, come giudica la nazionale? Si poteva andare oltre col senno di poi? È dura, perché anche se avesse battuto la Spagna di qualche punto forse non sarebbe bastato? Non lo so, guarda, penso che i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare, poi se si poteva far meglio o peggio non lo so. Sicuramente ognuno ha fatto il massimo e comunque si è conquistato un preolimpico che è un traguardo importante. La sua ultima partita è stata? Con cosa? Con nazionale? Sì. Le qualificazioni degli europei, scusa, i mondiali l'anno scorso in Olanda. Speranze di rientrare per il preolimpico? La speranza c'è sempre, la voglia di tornare c'è anche, quindi i presupposti sono tutti. Milano è l'unico club fra gli 11 che hanno la licenza per la Eurolega fissa, negli ultimi 8 anni ad avere sempre mancato la qualificazione. Con Ettore Messina... Qualificazione playoff. Sì, esatto. Con Ettore Messina può essere l'anno giusto? Ma penso di sì, penso che comunque la squadra sia costruita sicuramente per quello e... Con Ettore hanno messo un valore aggiunto, quindi penso sia un anno buono. Che campionato si aspetta in generale, con appunto il ritorno di Ettore Messina, con Teo Zosic, con Ciaccio Rodriguez, con alcuni altri campioni? Ma comunque ci sono 4-5 squadre che sono, direi, costruite una spanna sopra gli altri, quindi... Sicuramente ci sono 4 squadre importanti come Venezia, Sassari, Milano e Bologna, poi il resto c'è tanto, il livello si è alzato e tutte squadre comunque medio-alto livello, quindi sarà un campionato tosto. Ultima curiosità, vedremo i suoi genitori, ex grandi sportivi a Reggio, mamma che giocava a basket, Mali Pomiglio, e il papà che era grande ostacolista sui 110. Sì. Ogni tanto mi verranno a trovare, come è giusto che sia. Grazie. Niente.